Attenzione, salvatevi questo video, iscrivetevi al canale, lasciategli un like così da ritrovarlo tra i preferiti, poiché non rifarò mai più una faticaccia del genere. Vi assicuro, è escluso che finché campo rifaccia una fatica così grande. Poiché vediamo come preparare il terreno per la semina, aggiungendo terra dall'esterno e cercando di livellarla per sanare tutte le buche e i dislivelli. Il tutto senza attrezzi particolari, ma con i comuni attrezzi da giardinaggio di cui tutti disponiamo. Quindi rimbocchiamoci le maniche, poiché ci aspetta un lavoro sicuramente non molto piacevole. Iniziamo a vedere gli attrezzi di cui avremo bisogno. Ci servirà sicuramente una pala, una carriola ed un rastrello. Una volta steso il terreno, avremo bisogno di un rullo, un comune rullo da giardinaggio per compattare il tutto. E infine avremo bisogno di una stadia, oppure staggia come dir si voglia, quell'asta di alluminio lunga ed orizzontale che i muratori utilizzano per livellare il cemento. In alternativa possiamo usare anche una tavola di legno, purché sia perfettamente orizzontale. Ovviamente senza l'utilizzo di rullo compressore oppure vibro compattatore a motore non riusciremo a raggiungere un livello perfetto, ovvero un livello del tipo tavola da biliardo oppure campo da golf. Ma raggiungeremo comunque un ottimo risultato, tanto da consentire al tagliaerba di scorrere in scioltezza, oppure al robottino tagliaerba di lavorare senza inciampare in buche e dislivelli. Ed infine ci servirà della terra, ovviamente. Ma attenzione, per sanare dislivelli, coprire buche oppure regolare una pendenza, non possiamo utilizzare il comune terriccio in vendita nei negozi, quello delle buste in plastica per capirci. Poiché quello sarebbe riassorbito velocemente dal suolo sottostante e ne perderemmo in breve tempo tutta l'efficacia. Ci servirà della terra vera, un impasto composto in prevalenza da sabbia, ma con una buona percentuale di argilla, poiché grazie alla compattezza donata dall'argilla riusciremo ad avere il risultato desiderato ed a mantenerlo nel tempo. Iniziamo con i lavori, ma prima di metterci al lavoro è molto importante disgregare un po' la terra, poiché la terra, una volta scaricata, tende a compattarsi molto velocemente, quindi disgregandola prima di caricarla sulla carriola, sicuramente riusciremo a facilitare la stesura in seguito. Io l'ho fatto con una motozappa, potete farlo con un rastrello oppure con una zappetta manualmente. Ma è un'operazione che vi consiglio vivamente di fare, poiché vi faciliterà notevolmente tutte le operazioni successive. Ed ora purtroppo i consigli per facilitare il lavoro sono terminati. Da qui in avanti si tratterà solamente di pura manovalanza e forza di volontà. L'unico consiglio alternativo che posso darvi è quello di procurarvi una buona scorta di birra. Quando si fanno i lavori manuali ci vuole sempre una birra alla fine della giornata. Ed ora procediamo alternando carichi di terra e rastrello. Un po' di terra e un po' di rastrello. Questa sarà la combine che vi accompagnerà per il resto del lavoro. Ovviamente cercheremo di aggiungere uno strato più alto di terra in tutte quelle zone dove i dislivelli sono più marcati. Ricordiamoci anche di mantenere una leggera pendenza per favorire il deflusso delle piogge. Cercate di non consumare tutta la terra, ma tenetene sempre un po' di scorta, poiché è molto probabile che dopo il passaggio del rullo emergeranno nuove piccole imperfezioni, che quindi dovremo andare a sanare con dell'altra terra, e se l'avete consumata tutta non ve ne rimarrà più per questo ultimo passaggio. Continuiamo a rastrellare finché non avremo raggiunto un risultato soddisfacente e saremo pronti per il passaggio successivo, ovvero quello della livellatura.
In questa operazione l'asta di alluminio ci aiuterà ad evidenziare le piccole buche o imperfezioni. Ogni volta che troviamo un avvallamento lo andremo a sanare aggiungendo della terra. Per questo vi dicevo è molto importante non consumarla tutta prima di questa fase. Successivamente andremo a rastrellare le eccedenze fino a che non avremo raggiunto un risultato ottimale che ci porterà direttamente al passaggio successivo, ovvero il rullaggio. Passiamo il rullo da entrambe le direzioni, orizzontalmente e verticalmente, e durante questo passaggio vi accorgerete sicuramente che saranno emerse altre imperfezioni che andremo a sanare come nel passaggio precedente. Con quest'ultimo ritocco possiamo dire che il peggio è passato e siamo pronti per la semina vera e propria. Per la semina del mio nuovo prato ho scelto lui, lo Sport Play di Padana Sementi. È un miscuglio caratterizzato da un'elevata resistenza alle alte temperature, alla siccità e alle malattie più diffuse. Andrà a formare un tappeto a tessitura fine e dal colore verde scuro, che si presta ad essere utilizzato vista la sua grande resistenza al calpestamento. Ideale nelle zone soleggiate come il mio giardino, tollera comunque bene anche un'ombreggiatura parziale e di momentanei ristagni idrici. È un miscuglio composto dal 90% di festuca rundinacea e dal 10% di poa. Il tipo di festuca utilizzato è di tipo rizomatoso, ovvero tenderà ad espandersi più lateralmente che verticalmente grazie appunto ai rizomi che produrrà. Questo le conferirà quella caratteristica tanto ricercata nei prati a bassa manutenzione, che è quello di ridurre i tagli e i livelli di manutenzione del nostro prato, poiché non avrà quella crescita verticale molto accentuata tipica dei loietti o dei miscugli a maggioranza di poa. Sono semente conciate con micorrizze e bioattivatori. Questi due elementi ne favoriranno la germinazione e lo proteggeranno dalle malattie fungine. Per la semina dello Sport Play sono richieste temperature dai 18 ai 28 gradi. Al momento della semina è consigliato aggiungere il concime starter FertiSowing, mentre per il mantenimento del prato maturo saranno necessarie solamente due concimazioni all'anno, da effettuarsi in primavera ed in autunno, con il concime organo minerale FertiGo. Ovviamente questo è il piano di concimazione di base, nulla ci vieta di integrare altri concimi oppure altri trattamenti liquidi. Ed ora siamo pronti per la semina vera e propria. Se procedete manualmente, cercate di incrociare passaggi orizzontali e verticali per garantire una copertura omogenea di tutto il terreno. In alternativa potete sempre avvalervi di uno span di semi meccanico. Terminata la distribuzione, passiamo nuovamente il rullo che aiuterà a compattare semi e terreno. Dopo il passaggio del rullo io ricopro sempre i semi con un leggerissimo velo di terriccio, in questo caso sì che potete utilizzare il comune terriccio per prato, quello delle buste per intenderci. Questo leggerissimo strato aiuterà sia a mantenere un alto tasso di umidità, quindi a favorire la germinazione, che a nascondere i semi agli occhi degli uccellini granivori. Terminato di ricoprire i semi, passiamo per l'ultima volta il rullo che ci aiuterà a compattare il tutto. Ultimo step sarà quello di distribuire un concime starter. In questo caso ho utilizzato il FertiSowing. Una faticaccia enorme, vero, però devo dire che alla fine ne è valsa la pena.